Come state? Sono qui nella seconda parte per farvi vedere la pochette. Prima volevo farvi vedere che ho questo, che era di un'amica di mia mamma, non l'ha più voluto, gliel'ha lasciato. Tipo per mettersi un rossetto e uno smalto quando si va in giro, insomma, qua dentro. Poi ho questo che era una trousse di Essence per la manicure, per mettere smalto e varie cose. Molto comoda. Piccolina e poi una mini pochette per proprio l'essenziale, sempre di Essence. From where the sun is always shining. E questo qua, insomma. Ecco qua. Quindi il primo cassetto è finito. Passiamo qua. Credo che abbiate già visto cosa c'è nella mia pochette. Ma dato che mi avete richiesto il video dei trucchi, vi faccio vedere anche questi. Allora, questa pochette l'ho presa, non la vedrete mai. Questa l'ho presa da Primark. È con Minou Parigi, la torre su Parigi, la Torre Eiffel. Sì, a Parigi però, la Torre Eiffel, i macaroni, i porici e le bottiglie di latte. E qui dentro questo portapennelli. C'erano dentro questi qua, così, neri dei cinesi c'erano qua dentro. È un po' tamarra come portapennelli, però è comodissimo e io ho messo questi qui. Questo ha due punti, uno per sfumare, ha due punte, scusatemi, uno per sfumare e uno per applicare, l'ombretto. Qui abbiamo gli altri, ombretto, correttore perché è grande, ombretto, ombretto, e per sfumare due eyeliner e questo per fare il punto luce, cioè io li uso per quello, poi non lo so. Sono di Lotti London, questo di Inglot, Essence Lotti Neve Cosmetics, e questo è Essence. E qui ho questi. Continuiamo con i pennelli, ho dentro anche questo da Cipria di Lotti London. E questo che io uso per il blush di Essence. Poi ho questa spugnetta uovo che vi dicevo. Questa è della Ebelin, infatti l'ho comprata al DM. Solamente che se è un po' a lavarla, vedete si è fatta tutti dei buchi. Perché io non faccio come quelle che la usano e poi la lasciano lì. Perché è piena di brillantini, non so come, ma comunque. E la lasciano lì, io la lavo dopo l'utilizzo, quindi è rimasta. Si è distrutta facilmente. Poi ho qualcos'altro di. No, ok. Ah no, sì, ho un'altra cosa qua. Scusate. Ho questo, che è uno specchietto che non serve a niente. E dopo vi faccio vedere, però è uno specchietto, come potete vedere. E qui ho la Core Parfait di L'Oreal, il fondotinta, ovvero. Da 30 ml, il mio colore è 1R, 1C, ovvero Ivory Rose. Mi trovo davvero bene con questo. Non è coprente, cioè non è alta coprenza, ma è se avete una pelle abbastanza perfetta, va bene, ve la rende più bella. Poi ho due di quelli che avete visto prima, perché sono quelli che uso di più. Uso Kinder. Candy Cane Heart, ovvero questo, perché il rosso lo uso tipo come blush, poi passo per dare un'illuminatina intorno al blush. Invece questo lo uso più come terra illuminante, perché è molto scura per i miei colori, quindi la uso intorno alle tempie, sul naso e sulle guance. Sono della Art Makeup Quest, no, della, sì, Revolution, Art Makeup, scusa, della Revolution. Poi ho questo mascara, del Killer Lashes, non lo so, l'ha comprato mia zia, l'ha dato mia mamma non lo usa, l'ha rifilato, cioè non l'ha mai usato, l'ho sempre usato io. Allo scovolino classico, cioè classico, insomma, non lo so, per voi è classico lo scovolino così? Per me è abbastanza, però è in feltro, mi trovo bene. Ma io avendo già le ciglia bellissime, lunghe, folte e belle incurvate,
Questa mascara tende a sporcarmi sempre. E poi qui ho questa semplicemente perché voglio finirla, che è la powder, la cipria illuminante di Essence della linea di Cenerentola. Non so se ve la ricordate, c'è vecchissima sta linea al buco, ma ce l'ho qua appunto perché voglio terminarla. E invece la cipria fissante della Shein Style Zone, che è dei DM. Scusate se mi sentite la voce così, ma vabbè, hanno sempre da dirmi qualcosa qui, dovranno sempre arrabbiarsi con me. Ed è questa qua. Poi, all'ultima cosa, ah no, scusatemi, non è l'ultima, la matita che vi dicevo che uso per la rima interna dell'occhio, che è di Wet n Wild, cioè quelle altre che avete, tre lunghe che avete visto, sono la stessa, queste qua per intenderci, ecco, sono la stessa, guardate quanto l'ho usata questa, ok, quindi quelle lì, bianca classica, la vedete un po' lercia perché con gli ombretti si sporca un po' questa, e poi come ultima cosa questa qua, che è la mitica palette della I Love Revolution. Questa qui rosa. Vi dico perché lo specchio non serve, perché guardate qui che specchio maxi che c'è, cioè mi sembra. Okay. Ah, vedete il riflesso del telefono. Comunque, questi qua sono i colori. Potete vedere, l'oro lo uso abbastanza. Anche quest'altro è rosa, marroncino. Quello che ho usato meno è questo marrone qui perché faccio più trucchi tendenti al chiaro che allo scuro. Perché sono più semplici, insomma, da fare. Quindi spero che anche questo video vi sia piaciuto di cosa c'è nel mio beauty. Anzi, vi faccio vedere un attimo anche gli smalti. Giusto così. Qui ho. Vi faccio vedere giusto così, dai. Qui ho vari smalti. Varie marche, Essence, marche sconosciute, Sally Hansen, Puppa, Deborah, Catrice, Gosh, Kiko, principalmente questi. E qui invece ho altre cose. E qui ho le tips da attaccare alle unghie, ma essendo che sono impedito, queste le ho trovate dai cinesi. Cose qui dentro li mette così. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate. Noi ci vediamo al prossimo video. Ah, commentate anche con che altri video vi piacerebbe vedere. Ciao.